Le ultime dichiarazioni di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello hanno fatto tanto indignare il web, nel mirino del giovane milanese, ancora Javier Martinet. Le tensioni all'interno della casa del Grande Fratello continuano ad aumentare, e a catalizzare l'attenzione degli spettatori e ancora una volta, è Lorenzo Spolverato il protagonista delle polemiche e sono in molti che chiedono a gran voce la sua squalifica dal reality. Grande Fratello, Lorenzo Spolverato contro Javier Martinet. Non lo sopporto, non so cosa mi stia succedendo. Negli ultimi giorni il concorrente si è reso protagonista di sfoghi accesi, rivolti in particolare contro Javier Martinet, il pallavolista professionista e suo coinquilino nel reality. Lorenzo non perde occasione per lanciare provocazioni, accentuando le sue critiche con frasi dai toni particolarmente accesi. Il momento più intenso si è verificato nella mattinata di ieri, quando Lorenzo ha confidato a Shai La Gatta tutto il suo disappunto verso Javier, raccontando episodi che sembrano alimentare la sua irritazione. Con voce piena di risentimento, ha affermato: «Lui sussurra i nostri nomi di notte. Ma in faccia, a me, le cose non le dice mai. Di me ha paura, ormai ne sono certo. È un pishaz asterisco a, che uomo. Se lo becco, se lo becco». Le sue parole, forti e ricche di tensione, hanno subito scatenato reazioni contrastanti tra gli spettatori, che si interrogano sul significato nascosto dietro quell'enigmatico, se lo becco, e sul rischio che la situazione possa degenerare. Spolverato ha poi radunato parte dei coinquilini affermando con tono minaccioso che gli schiamazzi notturni devono finire. Chi non è qui ora vuol dire che non gli interessa, e ci saranno conseguenze. Mi disturba sentire bisbigliare di notte, mi sveglio e poi non riesco più a dormire. Chiedo a tutti di rispettare il silenzio, chi vuole parlare si sposti in sala con una coperta. Se qualcuno ha obiezioni, lo dica subito. Come se non bastasse, in serata, Lorenzo ha condiviso un altro episodio con Giulia Bruschi, confessandole di aver fatto un sogno alquanto inquietante, ho sognato che lo menavo. Davvero, non lo sopporto in questi giorni, non so cosa mi stia succedendo. La sua confessione non è passata inosservata, e i telespettatori hanno sollevato un'ondata di indignazione per i toni sempre più aggressivi di Spolverato.